televisione, mica io. Che c'entra? Io mi occupo di politica, io seguo la politica. Feltri questa mattina. No, Parenzo, ma quello senti, non fanno sentire, senti, quello è come stato. No, lo faccio no, sentire. Quello come è brutto, no, quello è brutto. Bellissimo, però. Senti. Fai sentire la riflessione giù, che abbiamo senti, fatto dopo. Senti. Ma come ti è stata presentata? Mangiato. Come ti è stata presentata? Il conto ovviamente. Beh, montare di una mia amica. Come vuol dire che me la presentasse con la sua troia? Dai. No! Ma per carità, ma Fendi, cosa dice? Per non carità. Scherziamo. Cioè, e che ha detto era come vuoi che me la presentavano, come un'amica, non come la sua troia. Vi siete scandalizzati per la parola troia. Oddio, ma ti credo, oddio, ma che è successo? Ma scusami, però, ma perdonami. Ti inviti Feltri e poi ti scandalizzi, ma che roba è? Perdonami. Fammi sentire cosa c'è da fare. Andiamo avanti. Gli è scappata una cosa totalmente ma solo inopportuna, ma anche gratuita, inutile, cattiva, volgare. Quello che voglio sottolineare. No, quello ma non che voglio parole, sottolineare, però, ti prego, perché il conto sennò l'ho pagato io. Mamma mia, dai, su. Sennò. Vabbè, dai, ho capito. Allora io me ne vado. Ma no, usiamo un linguaggio consono, però io ti ho chiesto semplicemente che è meglio. Toglie il microfono, capito? Però certe parole, insomma, non. Perché l'uomo è figo e la donna è troia. Ma no, dai, per carità, dai, è una espressione davvero. Ma è meglio che va via, sì. Davvero infelice, mi dispiace. Ma lo avete trattato come una pezza da piedi, era un paragone, ha fatto un paragone, come ve lo devono presentare? Come un'amica, mica come la sua troia, non le ha dato della troia, ma lo capite l'italiano o no? Lo capite l'italiano? Intanto è un'espressione molto molto infelice, poteva semplicemente dire me l'ha presentata come un'amica, non come la fidanzata, è una notizia, ma detta sì, così ho è molto volgare. Mamma comunque, mia, guarda, siete diventati. Io vorrei che tu mandassi in onda quello che ad esempio ha detto Barisoni con la Fornero in questo Barisoni. Colloquio Barisoni. In punta di sì Barisoni era ospite sì. Oggi era ospite da me sì. Salone Nautico a Genova dal 19 al 24 settembre.